Si trova il Taro in una riunione della regione Abruzzo, ho passato qui nella città di Pianella, quindi ho venuto qui a fare una grande manifestazione sulla Marina Militare. Dunque, sono lo zio Remo, zio di tutti gli abruzzesi. Dopo avermi ripassato tutti i ministeri, sono qui diventato ministro della Marina Mercantile. In onore della nave di tutti i pianellesi che se ultimamente mi hanno fatto dispiacere anche un pochino. Caro sindaco, lei devo farle una piccola tiratina di orecchie, perché no, ancora vi riuscirete a mettere pace tra di voi. Su questa divisione, se continua così, quindi prendo a te e il signor Valeria e vi do una piccola scolata. Tina sul culetto. Antes.
conosciuto Pazzo Paroma. Dopo anni di navigazione, ritorno a voi questa imbarcazione, con un carico pieno di emozioni e di tutte quelle situazioni. Insomma, un mezzo minestrone che per 10 anni è stata la nostra programmazione. Attenzione, popolazione, battaglione, ognuno la vostra postazione. Ringraziamo della vostra partecipazione, augurandovi una gradita trasmissione. Gentili signori, gentili signori, buonasera. Ringraziamo di essere intervenuti al decennale della nave. Purtroppo per voi è anche passato 10 anni, ma per voi lo spirito è sempre uguale. Già da quando nelle sale della sua operaia, 10 anni fa, ci radunavamo per andare a cena la sera e farci delle grandiose cantate nei vari ristoranti qua della provincia di Pescara, ci venne l'idea di formare un gruppo canterino. All'epoca poi fummo invitati alla festa di Sud San Maria Long, che Sant'Aimo salvò, alla festa San Maria Long, dove ci fu la nostra prima uscita, e da allora abbiamo alternato dei vari spettacoli, chi più felice, chi meno felice, però possiamo dire che col passare degli anni abbiamo affinato anche la nostra tecnica. Dunque, Monici Canalici? Perdonare, Mario. Lasci stare, ancora le pace da pensare. A distanza di 10 anni, abbiamo fatto noi figli, tutto il canale 1, ancora a fare la nave, questo volta mi si coscia, non parlare, per favore. Ma Burasco, ogni po' di caro non va niente lato in fuori. Ma sembra le stupidaggini sono da benzina. E mai che pensate una cosa seria, noi su Pamonte di che siamo come voi. Guarda, la nave è una cosa seria, tu guarda tutti. Ma che non mi fate? Ma voi non avete spirito,
le cose. Qua? Non avete lo spirito di un managimento. Qua? Su Mondanone. Guarda, là, per piacere che va a stare questa cosa. Facciamo un spettacolo di compagnia. Ogni modo, una cosa l'ho fatta. E che se lo poteva aspettare che Riccardo Buona Fede? Erano un cane di idee. Riesce a cantare, riesce a recitare, riesce a fare tante cose, ma perché non è da tutte le parti vostre, mezzo a tutte le parti vostre. Ma che la canta un fritice romitico che sono andato come una campagna, ma che c'è da fare? E allora canta tu! Ma che devo cantare? Che sono una persona seria, che sono un cucinello come il po', che muore figli, e mi dice, sai, vedi, è andato pure le botte, delle teore, sono morto di caselli, corti, guarda la gente, guarda che roba, 60 anni, guarda quanto è bello, ma che siamo mattiti lì? Con ogni modo a casa hanno un primo successo che fa che si dice formaggio, ha rimasto sulla cresta dell'onda per circa 10 anni. La Svedonga ha fatto le pelle, se non me la ricordo perché quelle cose lì mi scordo. Se te la ricordo quando faceva sentire sotto di sotto. Ho venduto tre quali dello schizzo, quattro per gli stronzi, una razza.
pazzo, a faccio lo pazzo, lo vado perché. Ah, come te che sarà voi, come te che sarà voi, ai, 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 è nostra, è nostra. L'altro giorno, ma che scorno, vengo a casa e trovo a te. Spettinata, abbracciata, lieva roba, vuoi che è? Rispondiste, gli spiriti a te a parare. Come se la se vuole dove ascolta. E cosa vuoi come fa? Che bello campione, ma come ci vuole alla fine così? Ma non è uguale nasce quando stai andando a fare. Guarda che roba! Tu sei azienda di Pucciotte? Guarda se sei veloce, guarda che roba, pure la fonda, no? Ma non ti scherzi mica, se non si vesce una cucina o una pulizia locale che? Si fa sempre niente? Guarda che roba che deve vedere! Nel lontano 79, caro Mario. Ciao, la pigna a voi. Guarda che vedo, anche una pace che torna come la prego, guarda che roba. Nel lontano 79, prova a fare le cavolo, un giorno che io ero andato in due rezzi, che tutte le cose sono disite, grazie a voi. Beh, tutto il... a proposito, c'è la liquirizia sotto i cavoli? No, l'aspetta. Poi, se una maglia di liquirizia, come la faccio, è quella della E insomma, questo giorno sentiamo a cantare questo giorno, e ci vengono a vedere lanciare sulla un quarto successo. E infatti, da quando ho la cinta, ha piata una gara che ha piata. E chi è funzionario? Aspetta, come faccio la... Chi è lui? Dieci anni fa, se potevi vendere i dischi, c'hai prima tutti i paletti. Ma non posso fare cantare, faccio di fila a voi al pubblico, voi faccio 60 anni. Ma che questo non puoi parlare in dettagli, non in chiacchiere, ok?
qui. E ora che abbiamo chiuso la pallina le nostre cose, E vedi come si può? Ma si sono tutti fuori che faceva cucì cucì, si è spuntato di un uomo, che è andato a camminare con un paio di mesi. Ora compare. Ma guarda, voi proprio, controlla la faccia della moglie. Infatti la festa di Lucia partisce con un occhio in bunze, si farò in asere. Sempre nel 79, la situazione canellese era alquanto decadente. Dunque, se le canellese la balla a parte, la mangia a cucire per fare il piede, le sorte, la montanza, la sezza e tra. Invece, è una cosa che sembra cucina a volte, sembra cucina a volte, bisogna al caonte. Ma non è che ho visto per vedere. E sono tutti guardati, diciamo, voglio fare che cose, E che sai quanto faccio di dura? Ma che dopo, io? Io 28.000 voi, come le panchine saranno in scopo. E quando la monnozza sai a portare con camion scoperto, che scrive volendo tutte le paparazzi, le carte, 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 a scaldare la carriera non so, bagnerò non so. Lasciamo stare, che piacere, vergogniamoci. Ad ogni modo, all'epoca, ci fu l'inizio di anni che preparava una canzoncina, che chiamavano le strofette. E poi vi vogliamo riproporre perché c'erano alcune tematiche dell'epoca. Ma voi mi spieghiamo, Dico, no, mi chiamo da sparire, sa? Ma voi si senza la casa, ho venuto l'anno su da tempo, sono adesso personale, ci arrivo, bisogna che fu un differente, lo manderà tutto il giorno che è. E ho detto anche che sono d'argento, oh, si stiga a casa qui, e 60 anni che faccio pure l'argento. A tutte le parti lo si fa peccare, e non lo vuoi fare. Intanto quante piene feste ha fatto, mi vedi? Tutti pensa alle cose. Yeah.
Uè, pure Vice Sale, Vice Sale è una persona seria. Sai qua, ha fatto un print, ma è difficile. Poi adesso si passate sopra, mi sono da Santa Vecchia, un po' ignoto. Uè, a proposito non faccio un terremoto, delle paramilite, delle orecchiacce di Montri. Appena loro mi sono finito da Rosa, si è calata la guarda, lo fa un spia, che non fate mille, il fiume è, che è successo? Guarda, così, ha finito il pavimento, ha monti per la piazza, e la nostra cosa, abbiamo messo fare la torre, abbiamo messo i capelli, che la tua torre mi ha fatto in chiunque, c'è manca la ciambella, ma quello si così chiesi. Questo è il palustempo di pianale, senza ciambella su, perché la ciambella è le cose, con un pavimento che non si può dire camminare su, poi si può camminare anche tutto il pulente, per questo si può andare la torre, si siamo sulla ciambella e si siamo sui chiatti di muro. Ma buono, ma se la cosa è fatta? Ma tu hai sparato al supermondo e non si potesse fare un successo? Non vorrei lei, è una partita di 3 mesi. E macini, ma non è che ci fatto una torre che sembra una mongarella, per quanto era bella, dobbiamo fare così con un certo criterio, l'importante è che la piazza si cammina, ci sta giù i flussi, e quando più vuoi sposare i personaggi, non sappiamo molto i piedi, tutte cose, sposate, e la piazza, da piazza di Ramondo, poi vicino a Sant'Antonio, da dove la guerra, sposate, non sappiamo più di più. Ma come Sant'Amico si è salvato per Ramondo, chi c'ha poi, sta sciarpeggio, ci porta furtone, ci fa oggi un campionato di pompate, ci fa oggi qualche lotteria, che cosa, che dici? Detti prima, per fare certe cose ci vuole una certa mentalità che non è certa e voi non ce l'avete qui, non mannaggi bene se ci siamo a noi, capite? Ma allora aveva ragione Cacciardietto quando dicesse, sinistra Pianale dicesse, quando fa una cosa buona rivieni. Sta morta a 90 anni, sta morta la letta, Pianale ci ha mostri un pezzo. E ora che cosa dire? Non mi scherziamo, eh sì, se tu vuoi portare tutte le cose che sono successe, stai posto in te. Ma questo ci ha fatto il piano. Altri due grossi artisti che abbiamo scoperto durante i viaggi che abbiamo fatto. Ci passiamo a tutti studi, sei proprio nella pianella teatrale. È stato Tutore e Odore. Che noi vi andremo a riproporre, questa era una proposta 6-7 anni fa. Ve lo vorremmo riproporre. Dunque. Dottore è frutteare e non dovrò aspettare. Se tanti faccio uomini con le coni, non è facile che ci fanno il
Ma lei guarda, oggi è buse, io non ricordo quanto ha fubato, no? Oggi è stato sempre un tipo costruttivo, che non è? Oggi tutto quello che ci sta da fare, oggi si corci di vite, eh? Oh, guarda, quello che se ne vede, se ne vede. La faremo, no? È stato ricco, no? No, è stato anche quello che lavora, tu sei più cerca, tu cambi, ma lì è cravozzino. L'altra scoperta è stato un personaggio che in pratica era mai stato appartato, per noi è stato appartato. E quindi gli volevamo dedicare una canzone e fare cantare Scappa la pipì. È dedicata a tutti i bambini qui presenti. Gli passava il compito a tutti i compiti in classe. Con la papà. E
si può dire che questo spirito gli è rimasto negli anni. Infatti, un paio di anni fa, in un concorso, questo ragazzo, per ben volere alla gente, ha passato anche con compito. L'ha fatto buono? Questo capo? Ce l'ha fatto. Purtroppo sarà a dopo presto, chi è? Un commissario. Ma che è un grosso pobre, chi è? Non lo so. Purtroppo dopo hai da fene che stupore giorno, non condannate, gli hanno dato sempre male parole. Allora, massimo le feste, vergognatevi, non vi c'è la rovina. Sciacalli. E dicevi, ma il funale dicevi, sciacalli. E al nostro modo abbiamo voluto riproporre una piccola interpretazione di questo caro ragazzo, a modo nostro. Thank you.
ex coltivatore nel cassetto, ho vocazione per la politica, frequentatore assiduo a tempo pieno, fotogenico, ma non troppo, uomo di centro che sta sempre al centro, che a volte, anche se non c'entra, c'entra lo stesso. Uomo, piccolo, grande uomo, alto quanto basta. Conquistatore di donne, cioè conquistatore di voti a corrente continua. Uomo che mano fascina, non si capisce come faccio. Pare che abbia un fluido magnetico elettrizzante. Che mistero, questo è fiero, di cuore sincero. Uomo che passerà alla storia, alla storia di Venezia, come il primo uomo che sia riuscito a mettere il sedere sulla poltrona più importante per tre volte e consecutive. La prima con i compari, la seconda volta con i comprimari e la terza volta con i compagni. Non ha problemi per fare la maggioranza. Uomo rovinato, che ha rovinato la politica. Uomo ricercato, specialmente dalla questura. Uomo sacrificato, dopo tre mesi risuscitato e vive e morto, che il suo trono non avrà fine. Credo no. Uomo che non passa il testimone, che ha dato scacco matto con l'alfiero al Valerio. Che uomo. Appello in Cassazione. Fu portato
su alla sede del Partito Liberale ci fu una cena mega galattica, grandiosa, pantagruelica. E te parlo che ci è fino in magna, ecco, tutto magna. Il presidente nostro, Tommaso De Mezzo. E fu baciato Tommaso, quale restauratore, e dopo di ciò che sul rettore del Partito Liberale. Cosa mai? Sono sempre ci mi dico un po'. Però che portare le parti tra le dovute lo fatte dire. Le tu 3.000 le prendi che tu non hai da Luisi. Così anche Maragoli. Non si è più vista queste parti. Mentre l'unico onorevole che ha raccolto una folla, una strabocchevole folla, la folla capace per vedere questo onorevole, figuratevi, al giorno d'oggi, è stata Cicciolina, la quale Cicciolina ha dato un'esibizione di grande stile, di grande spirito qua a Pianella. E in quanto a questo dobbiamo ringraziare Paracos, che è stato l'unico che è riuscito a farci godere di queste grazie. Per me non c'è problema, perché no, alle sue si fanno spesso si spettacolo a chiesa. E sì, in quella cosa non è molto utile, non vedo pure io, chi ci sarà? Che cosa anche ti piace? Ma gli ottunesi come piace a te, piace pure a me. Ma se che cosa che la abbiamo mandato noi? Ma che otto è? Ma per la volta non ci sono idee, ecco la cronologa. Non ti avevamo sospettato. Don't know, no, 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 no
successo. Presidente, deve venire qua perché... Se no di giochino non si spoglia, vai la vita al solito. Si può spogliare? Nulla, 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 nulla. Thank you.
come sta trovo, sta morto non cagà. Il mio buon marito, un ottimo marito, ogni sera a casa sta. Ogni sera a casa la famiglia sta e una mattina fa. Come scherzare la carta, nasconde via la carta e ne scorderai che la gaudè. C'erano parenti, amici e conoscenti, rispettati di signore. Quando verso sera la partita iniziò, come voglio capito. Proprio sul bello, stai di sempre bello, rispettati di signore. Andremo a proporre perché sto usando proprio è talmente bistrattato
povero Santi sta sempre alle sue, tu c'eri, ci sono guardi, ci sono 10 figli, allora vogliamo rendere omaggio a San Silvestro. Potremmo aprire la parte? E bello, oppure cose dolce. Ma sì, ci c'è una cosa.
è pure un po' invidioso, perché tu prefiri lo sapere quando le cose non vanno, dici, al peggio la maiella. Questo ti fa onore, se ti sei dare meglio, a te ti fa piacere. E la scuola la maiella, dove sta? Che tutti di sta terra, quando più non dà di stare. Quando le cose non va, dice sempre, mannaggia la maiella. Thank you.